Alcuni secoli prima di Cristo, la città di Tebe soffriva sotto il dominio politico e militare di Sparta. Il popolo oppresso anelava alla libertà. Avanti! Padre di Diomede? Sì. Seguimi. No, e anche se volessi non potrei. Vattene. Vieni, figlio. Vecchio idiota. Lasciami. Lasciami, maledetto spartano. Cammina. Non posso. Lasciami. Vuoi che t'ammazzi come un cane? Lascia stare mio padre. Lascialo. Levati. Iacco. Assassino! Assassino! È stato Arciso. Ha ucciso i tuoi. Ha fatto violentare le nostre donne. Ci ha depredati di quel poco che avevamo.
Questo è tutto l'oro che sono riuscito a raccogliere. Ho messo sotto sopra la città e il suburbio. Ma è difficile eseguire gli ordini. Il popolo si ribella e si è versato del sangue. Hai sentito, Fabiden? Dovrai riferire a Sparta e al tuo governo che siamo agli estremi. Non possiamo pagare i tributi che ci hai imposto. I patti sono sacri, Leonida. Tu sei il signore di questa città, perciò devi farli rispettare. Ma è un'infamia. Mi oppongo. Il popolo è alla fame. Questo a Sparta non interessa. Continueremo la nostra occupazione militare di Tebe sino a quando non avrete pagato il dovuto. Anche questo? Era mia sorella. Ed ecco tutto ciò che resta di mio padre. È questo che vuole Sparta, sarai odiato da tutti, Leonida. Ci hai tolto la libertà, adesso ci privi anche della vita. Che gli dei ti maledicano e ti puniscano. Che il tuo nome sia ricordato come la più grande sventura di Tebe. Io giuro, dinanzi agli dei, che finché avrò vita, le mie braccia, la mia mente e il mio cuore serviranno tre passioni. L'odio per te e per la tua tirannia. La vendetta del mio sangue. La libertà del mio popolo. Anch'io lo giuro. Anch'io. Lo giuro. Anche tu, Ippolito? Anch'io. Fillida, ti prego, dalle degne sepoltura. Addio. Saranno nemici terribili. Lascia fare a me, Leonida. Avviatevi e passate da Gorgida, anche lui è con noi. Diomede, ho saputo di tuo padre e di... Oh, credimi, sono addolorata. Non credevo che si potesse giungere a tali estremi. Tuo padre ne è la causa. Oh, ti scongiuro, Diomede, non tormentarmi. Abbiamo avuto un triste destino. Ti prego, andiamo via, lontano da Tebe. Dimenticheremo questa sciagura e forse conosceremo anche noi dei giorni più felici. Ti prego, andiamo via, portami con te. Sai dove devo andare? Ho giurato. Ma hai detto giusto, il nostro è un triste destino. Thank you.
a Tebe. Confessato? No, Leonida, non ha detto una parola. Avanti! Parla! Sì, ragionevole, Diomede. Rivela dove sono Ippolito e gli altri e avrai salva la vita. Parla! Parla! Muoviti! Salute a te, amico. Vuoi darci ospitalità? Soltanto per questa notte. Entrate.
E così venite da Tanagra, eh? Che cosa te lo fa pensare? Basta dare un'occhiata ai vostri sandali. E che cosa hanno i nostri sandali? Sono bagnati. Dunque è direttamente dalla palude che venite, non dal ponte o dalla strada, perché altrimenti la polvere ve li avrebbe incrostati. Già sul ponte ci sono gli spartani, eh. A proposito, che fanno gli spartani a Tebe? E Leonida, che fa l'amato Leonida? Ah, niente di nuovo, continuano a derubarci, a riempire le galere, a rendere schiave le nostre donne, ecco quello che fanno. Ma verrà il loro giorno con l'aiuto degli dèi e con quello dei tebani coraggiosi. Io ne sono sicuro, sapete, è per questo che sorrido sempre, perché ne sono sicuro. Devo dirti che sei imprudente. Noi potremmo anche essere spartani travestiti, venuti qui ad arrestarti. No, no, non avete la faccia da spartani. Aspetta che ti servo io. Ma tu sei Ippolito? Io ho visto a Tebe quando tornasti vincitore da Olimpia. Sì. Se sei qui vuol dire che stanno per finire le sofferenze di Tebe. Dico bene? Perché mi guardi così? Ho forse sbagliato? Sta tranquillo, non hai sbagliato affatto. La tua presenza suscita sempre molto entusiasmo. Sta zitto, idiota. Non credi che siano sinceri? So benissimo che hai gente pagata per questo. Ricordo la promessa che mi hai fatto per questa sera. Se non sarò stanco, verrò. Ma zio, hai promesso. Io ho invitato tutte le personalità del governo, i tuoi amici. Sai meglio di me che non ho amici. Sarebbe un affronto per tutti, zio. Non puoi darmi un'umiliazione così grave. La mia posizione politica... Sarebbe migliore se tu parlassi di meno. Non credo che verrò. Va bene, zio, ma io ci conto ugualmente. Ecco, Febida, vattene ora. Non vogliono pagare. Se il governo di Tebe non paga, verrà sostituito. Sostituito con chi? Alludi a quei pezzenti che sono in esilio? Non farti illusioni, quelli non torneranno mai. Non sono d'accordo. Ah sì? Davvero? Dunque hai ricevuto notizie? Sai forse qualche cosa? Niente di preciso. Sta pur sicuro non torneranno. O se torneranno troveranno pane per i loro denti, quei traditori. Lo spero per te, perché sai molto bene che Sparta ha soprattutto interesse a mantenere l'ordine di Tebe. Il mio ordine, Febide. Qualsiasi ordine. Se non fosse stato per me, voi spartani non comandereste in questa città. Per questo sono odiato. Questo vuol dire che i nostri interessi coincidono ancora. Salute, Filida. Salute. Tu passa. Strana gente voi tebani, vi lasciate mettere le mani addosso senza fiatare. Non sono ubriaca, non ho mai bevuto in vita. Ah, va via. Oh, ti prego, caro, pagami da bere, sei spartano. Sì, sì, sono spartano, ma vattene, lasciami che pace. Che peccato, gli spartani vogliono tutto gratis. Tu, tieni qui, ma vattene. Eppure quello era Androclo. Vai. Tu. Va. Ma lascia la lepre, che dobbiamo perquisirla. Fermo. Hai paura, ragazzo, eh? Forse gli fai il solletico. E questo? È un coltello da cacciatore, secondo te? Beh, io lo uso per la caccia e poi veramente non sapevo che voi... Questo dillo a lui. Marciare! Oh!
a chiamare la tua padrona, subito. Non è posto per gente come te questo. Va a dire a Cirene che dalla campagna è venuto Androclo. Casa piena di gente. Filida non mi aveva avvertito che era per oggi. Ma il solito idiota. C'è almeno un'altra uscita. Sì, eccola là. Ne approfitterò subito. Clidona, ubriaca fradicia, può avermi riconosciuto. Ma anche tu però mandare in giro una delle tue donne proprio in questi giorni. L'ho cacciata per la reputazione della mia casa. Comunque non sei sicuro che ti abbia riconosciuto. Speriamo. Ci sono notizie. Filida non è certo che Leonida stanotte vada al banchetto. In quanto a Diomede è ancora in prigione ma vivo, grazie agli dèi. Va bene. Androclo, siete entrati tutti sani e salvi? A Ippolito, Gorgida e me è andata bene, degli altri non so niente. Androclo. Allora, che notizie? Brutte, Ippolito, Fillida non è sicuro di riuscire. Alla prigione? No, no, al banchetto, tutto è perduto se Leonida non ci andrà. Fillida è un incapace. D'accordo, ma noi rischiamo un'azione inutile. Sì, lo so. Ci penso io, vieni con me. Che c'è là dietro? La casa di Leonida. Ma sei impazzito, sarà piena di guardie. No. Vuoi ucciderlo da solo? No, non c'è, è al consiglio. Ma allora, perché? Vuoi o non vuoi che Leonida vada al banchetto di Fillida? Sì, certamente. E allora sta zitto e lascia fare a me. Aiutami. Ma è una pazzia. Se dovesse venire qualcuno, fai il solito segnale. Ippolito. Doride, cara. Sei tornato, finalmente. Sì, insieme con gli altri, e sono venuto subito da te come un amico sicuro. Ho tanto bisogno di amici, Ippolito. Sì, lo so, Doride, lo so. Sei sola e il tuo Diomede è sempre chiuso in prigione. Oh, non parlarmene. Ho tanto pregato, scongiurato mio padre. Io odio la politica perché rende gli uomini cattivi, crudeli. Ma tu adesso devi dirmi perché sei tornato. Perché siete tornati? Lo saprai. Ti sta a cuore che Diomede venga liberato dal carcere e che a tuo padre non accada nulla di male. Certo, Ippolito. E allora ascoltami. Questa notte attaccheremo il presidio spartano per far prigioniero Febida. Ma i miei amici esigono anche la vita di Leonida. Vogliono assalire questa casa. So che Fillida ha invitato tuo padre a un banchetto. Convincilo ad andarci. È l'unica maniera per salvarlo. Febida, il popolo è in fermento e ha invaso le strade. Devo intervenire. No, lascia che si dissanguino tra di loro. Piuttosto avverti Leonida che sia prudente e che resti a casa. Va. Ma perché mai un uomo stanco e insonnolito deve perdere tempo a dar retta alle fantasie di una bambina? Se avessimo un po' di tempo per consultare l'oracolo, mi daresti ragione. Ah, di bene, meglio. Adesso ci mettiamo anche a consultare gli oracoli e magari a disturbare gli dèi. Oh, ti burli di me, padre, ma ti assicuro che il mio sogno esige che tu non dorma qui questa notte e che vada invece al banchetto di Fillida. Ah, si capisce, per non sciuparle il successo. Sì, anche per questo. Tra l'altro, la tua presenza in casa sua potrà servire a riabilitarlo agli occhi degli altri. Tu lo maltratti sempre e lo disprezzi anche. Certo, perché se lo merita. È un idiota. A meno che non sia invece un furbo sotto mentite spoglie. Guardami. Fillida è venuto qui, vero? Ti ha scongiurato di aiutarlo. Tu sei caduta nel suo tranello e così ha inventato di aver sognato la pecora piangente o belante per convincermi ad andare da lui. No, no, padre, ti giuro, non è così. Ma ti prego, ti supplico, vai al banchetto di Fillida. Non riuscirei a dormire tranquilla questa notte. Va bene, andrò.
Grazie. Tu va a prendermi le vesti adatte ora. E poi bisognerà svegliare i servi ed avvertire anche la scorta. Viva Leonida! Viva Leonida! Protettore e salvatore della patria! Anche le donne si ubriacano in questa città. È una vergogna. Tu che sei un potente, fammi giustizia, di a Cirene che mi riprenda. Ho ancora i soldi di Androclo e li darò. Androclo? Sì, Androclo. Ma dove l'hai visto? È l'amore mio, Androclo. Sì, va bene, dove hai visto Androclo? Androclo? A casa di Cirene. Lo vedevo ogni fine di settimana. Questa donna parla di un uomo che non dovrebbe essere qui. Sarà stato il vino che ha bevuto oppure... Tieni d'occhio la casa di Cirene. Avanti. Vieni con me, bel ragazzo. E vattene. Fa ribassare il prezzo del vino, così li roviniamo questi strozzini. Salute, Leonida. Salute, Ercis. Di regola gli ufficiali come te dormono a quest'ora, magari in compagnia. È vero, ma Febida vuole che tu torni a casa e che sia prudente. Prudente? E perché? Tra l'altro hanno ucciso un ragazzo che tentava di entrare in città armato. Dove? Vuoi vederlo? A pochi passi dalla porta. Un ragazzo armato. Undici. Sette. Accidenti, quel maledetto morto mi porta sfortuna. Ehi, voi due, che fate là? Venite, venite subito. Vedo che fate buona guardia. Ma noi... Scoprite il cadavere. Prenderete il suo posto, tutti e due. Narciso, vada a Febida e digli che faccia perquisire tutte le case sospette. Uno è morto, ma gli altri, se sono entrati, sono vivi. Sono due anni che con lo spettro della rivolta Leonida riesce a farci sembrare simpatica Sparta. Hai detto bene. Bevo al genio politico di Leonida. Perché? Tu non trovi che sia un genio? Non scherzate, siamo in casa del nipote di Leonida. Leonida? Tu sei testimone che io non ho aperto bocca. Ma di che hai paura, Ipate? In fondo stiamo tutti incensando la somma abilità di mio zio. Buonasera, signore. Grazie, zio, di essere venuto. Fiori sul capo del campione dell'aristocrazia ellenica. Lascia stare, buffone. Alla tua salute, Leonida. Fa piacere trovarsi fra gente allegra. Che pensate se questo vino fosse avvelenato? Un bello scherzo per liquidarci d'un colpo tutti assieme. Non ti fidi di me, zio. Guarda come mi fido. Una di voi corra ad avvertire gli amici che si nascondano. Presto! Presto, andiamo! Apri! Presto, andiamo, andiamo! Dov'è la padrona? Eccola. La gente di Sparta si rivela subito per le sue buone maniere. Non darti aria, Cirene. Ne parlerò con Febida quando verrà a trovarmi. Che cosa vuoi? Perquisire. L'ordine è stato dato appunto da Febida e da Leonida. Ebbene? Niente, signore. Mi sembra che non abbiate fatto una gran bella figura. Non fare commenti. Figli da spergiure traditore, quando arrivano queste donne? Non siamo tutti come Ipate qua dentro. Ridete, forse state per essere uccisi. E chi sarebbero gli assassini? Gli esuli? Sono rimasto solo, ma non può, non deve finire così. Salute, Leonida. Un messaggio urgente di Febida. Febida di solito comunica cattive notizie, parla. Il messaggio è solo per te. Le perquisizioni si sono dimostrate inutili, il popolo è in rivolta e i tuoi soldati subiscono. Signori, signori, divertitevi pure finché potete, il popolo è in rivolta.
Chi sei? Sono Fillida, il nipote di Leonida. Ho un ordine urgente. Si può mai riposare in pace un momento. Buonasera, amico. Chi siete? Fillida, il nipote di Leonida. Ho già fatto vedere il permesso. Fallo vedere anche a me. Mostraglielo. Oh! Via. Dio vede. Fillida, Ferenico, Gorgida. Alzati, amico. Abbiamo fatto una strage per liberarti. Ippolito ti saluta. Su, andiamo. Andiamo a casa di Irene. Attenzione, bisogna essere prudenti. Fin qui il nostro piano ha funzionato. È il momento di agire. Andiamo. Insomma, che cosa aspetti? Sto facendo pattugliare la città. Ho dato l'ordine di intervenire soltanto nel caso di provocazione. Ah, allora vuol dire che devo preoccuparmi della mia sepoltura. Non precipitare. Io ti sono amico e vorrei salvarti, ma devo rispettare la forma e se non mi attaccano non posso agire, a meno che non riceva un ordine da sparare. Andala a chiedere l'ordine! Certo, ma tu intanto perché non fai entrare in azione i soldati tebani? Ah sì? Non l'ho forse fatto? A me risulta che non fanno il loro dovere. Non si batto, non lo so! Fratelli del popolo, aiutami almeno a salvare mia figlia. Certo, è in pericolo qui. Andrà via oggi in un luogo sicuro. Sta tranquillo, la farò scortare dai miei soldati. Come sapete, Leonida ha lasciato il banchetto, ma di lui ci occuperemo dopo. Per il momento pensiamo ai suoi complici, poi discuteremo. Discutere? Non vedo che ci sia da discutere. Ippolito. Pronta? Sì. Bene, molto bene. Allora, Fillida aveva già avvertito i suoi ospiti che al banchetto ci sarebbero state donne. Adesso Cirene ci aiuterà a vestirci. Va bene. Tanta paura. Non è questa la Doride che io conosco. Mia figlia è coraggiosa, forte. Ma padre, tu rimarrai qui solo, in balia del popolo che si è ribellato per assassinarti. Al popolo penseremo quando Sparta avrà parlato. Che gli dèi ti accompagnino. Ti affido a mani sicure. Leonida, la scorta è pronta. Anche mia figlia è pronta. Sono vecchio e gli dèi potrebbero chiamarmi da un momento all'altro. No, ti scongiuro, qualunque non dire così. Cosa ti accada, ricordati che il tesoro è nelle mani di Milone. Rivolgiti a lui. Ti sarà fedele come lo è stato a me. Addio, Doride, ora va. Musica, musica, andiamo! Eccoci qua. Pensiamo a Leonida.
Guardia spartana è stata ritirata dalla sua casa. È quello che ci voleva, andiamo. Io verrò a cose fatte, meglio. I tumulti nelle strade ci sono propizi. Pazzi, dobbiamo unirci al popolo, aiutarlo nella lotta, guidarlo. Bisogna prima uccidere Leonida, altrimenti con Febida non potremo discutere. Ma noi con Febida non dobbiamo discutere, ma dobbiamo combattere. E con quali armi? Con i coltelli di quei quattro straccioni che hai scatenati? Ma smettiamolo con queste fantascherie. Gli spartani sono imbattibili. Ippolito, la strada è libera, ma non perdiamo tempo. Dobbiamo decidere qualcosa. Per conto mio ho già deciso. Ammazziamo Leoni. È l'unica sola cosa da fare. È un morto inutile. Pensaci tu, io vado a raggiungere i miei quattro straccioni. Fredo, lascia stare. Il popolo serve anche a noi in questo momento. Raccomandati agli dèi. È da lungo tempo che non ci vediamo. Già, da molto tempo. Da quando sei fuggito da Tebe come un ladro di polli colto sul patto. Ma sono tornato. Col tradimento. Qualsiasi mezzo è buono per liquidare i tiranni. Sì, anche quello di approfittare dell'ingenuità di una fanciulla. Ippolito, sei un eroe da commedia. E susciti più buon umore che odio. Avanti, ladro di polli. Prendi una decisione. Facciamola finita, sì. Indietro! Vuoi farti bello davanti al popolo, ma non potrai vantarti di aver ucciso il tiranno. Nessuno potrà vantarsi di aver ucciso Leoni. Oh! Si è ucciso. Se il popolo verrà a sapere, ne farà una vittima. Siamo stati noi ad ucciderlo. Tutti! Tutti! I servi del tiranno giacciono qui, resi inoffensivi dalle armi della libertà. E il tiranno Leonida, anche lui è caduto. Ve lo mostreremo, perché anche da morto possiate odiarlo. Gli spartani non vanno toccati, tratteremo noi con essi, affinché non venga versato altro sangue. Da questo momento a Tebe regna la libertà. Il popolo di Tebe si fa quel che si vuole. Guardate, Febida sta arrivando qui. Il popolo lo lascia passare, anzi, gli sta facendo largo. Quanti uomini ha con sé? Sei, mi pare. Pochi per volere un combattimento. Decidi, presto, se ci vuole restare, che facciamo? Non essere sciocco, se viene con pochi uomini vuol discutere, non combattere. Va bene, discuteremo. Come soldato non ho alcun interesse alle beghe interne di Tebe, sino a quando però non vengano messi in pericolo l'incolumità dei miei uomini e l'ordine sociale. È proprio quello che ci stiamo sforzando di garantire. Tu e i tuoi compagni qui, ma Diomede è un pericolo. È una testa calda, ma alla fine si convincerà anche lui. Non ho alcuna intenzione di aspettare che si convinca. E cosa vuoi? Che me lo diate, vivo o morto che sia. Sono pienamente... Calma, calma. Diomede è nostro amico e nostro fedele compagno. Significa che intendete fissare un prezzo? No, intendo dire che... E se il prezzo l'avessimo, saresti disposto a pagarlo? Ma stiamo parlando di un uomo che ha condiviso con noi lotte, speranze. Ora basta. Decidete. Volete il governo di Tebe protetti da me o invece preferite uscire di qua disfatti, prigionieri o morti? Ora tutto dipende da voi. Se volete avere Sparta, datemi Diomede. Lo scambio che ci proponi è vantaggioso. Ma la nostra è un'associazione democratica e le decisioni vengono prese a maggioranza. Parla. Che hai da dirmi? Abbiamo parlato con Febida.
Sotto determinate condizioni è disposta a garantirci la protezione di Sparta, ma esige che cessino i tumulti, che i soldati tebani garantiscano l'ordine anche con la forza e che tu... E che io? Su, dillo. Ma non occorre, lo so già da lì. Che io smetta di sollevare il popolo, è così? Sì, è ciò che vogliamo anche noi. A questo punto vi siete ridotti? Anche tu, Ippolito. Anche io, sì. E dunque soltanto per questo che ci siamo sempre battuti? Per avere il governo e per dare a Tebe ordine e pace. Ma sotto il dominio di Sparta, esattamente come accadeva con Leonida. Bene, allora, ascoltatemi. Per rimanere con voi, voglio che anche il popolo partecipi attivamente al governo e che si dia una costituzione decisamente democratica. Diffidiamo tutti della democrazia. Voglio la limitazione dei poteri del capo dello Stato per impedire una nuova dittatura. Ma soprattutto esigo un'immediata azione armata contro gli spartani. Io ti do un consiglio, Diomede. L'amico Febida ha chiesto per te gravi decisioni. Affettuosamente ti invito a riflettere. Grazie, Androclo, ho riflettuto. Allora ti faremo arrestare. Taci, Gorgida. Proprio tu parli. Lo sanno tutti quanto denaro ha accumulato la tua famiglia col monopolio del commercio con Sparta. Non è vero. Bada a te, Diomede. Bada a come parli. Dovresti tagliarti la lingua. Tu sei sempre stato pieno di debiti. Ma se andrai al potere troverai certo il modo di pagarli. Fermi! È finita tra noi, Ippolito. Non mi fido più di voi e perciò me ne vado. La libertà si conquista. Non si riceve in regalo. Gli spartani non sono ancora intervenuti, ciò significa che sono perplessi, incerti. Se saremo pronti in poche ore, li coglieremo in un momento di crisi. Sta per sorgere il sole, penso sia meglio non prendere alcuna iniziativa prima di mezzogiorno. Arrivano gli spartani! Arrivano gli spartani! Barricate la porta! Una spada! Vattene, fuggi, tu non devi morire! No, è tardi, metti in salvo! Smettila, Diomede, arrenditi! Obbedisci alla legge! Quale legge? Quella della forza? No! Un decreto dei nuovi ministri che ti dichiarano nemico del popolo! Ascoltami, Doride.
Comprendo il tuo dolore, ma tu sai che io non ho voluto l'assassinio di tuo padre. Eppure rifiuti di vedermi. Anche il tuo odio l'ha ucciso, Diomede. Avete sparso un mare di sangue per seguire l'illusione di dare al popolo la libertà. Ma a me che cosa hai dato? Diomede. Nient'altro che la promessa di giorni felici. E io ti ho creduto. E sono rimasta sola. Ora, basta. Addio, Doride. Ma dove andrai? A Tebe si è gioito per la morte di tuo padre. Ora si piange per la nuova tirannia di Ippolito e degli altri che hanno tradito la nostra fede nella libertà. Per essa ho perduto il tuo amore. Ma sono ancora deciso a combattere, se necessario, a perdere anche la vita. No, no, non andare, ti uccideranno. Ho paura, Diomede. Ho tanta paura. Se non vado, tanti lutti e tanti sacrifici saranno stati inutili. Il prestigio di Sparta è in gioco, bisogna provvedere immediatamente. E come? Semplice. Privandoli delle basi, distruggendo i villaggi, costringendo Diomede a scegliere tra la morte per fame o di spada. Troppo semplice, ma noi non possiamo massacrare un popolo per catturare un uomo solo. Naturale, ma chi vi chiede niente? Io non sono venuto a chiedere, ma ad ordinare. Ad ordinare che cosa? Le disposizioni che mi sono state comunicate dal governo di Sparta. Proclamazione dello stato d'assedio, subordinazione del governo all'autorità militare spartana e azione diretta contro i ribelli. Ciò significa la fine della nostra autorità e lo sterminio per Tebe. Esatto. Questo è brigantato. Io mi rifiuto. Ordini inaccettabili. Tu così ci metti con le spalle al muro, Febida. Diventiamo marionette davanti al popolo. Sono affari vostri. Un altro errore e salto anch'io. Vi saluto. Febida! Aspetta un momento. Cerchiamo una via d'uscita, un compromesso. Non c'è altro da dire all'infuori di questo. Obbedite o tornerete a fare amicizia con Diomede nelle carceri di Sparta. Il problema vero è quello delle armi, Diomede. Sì, lo so bene. Ma è molto grave. Certamente, me ne rendo conto. Anche l'astuzia è un'arma. Faremo imboscate. Studieremo colpi di mano attaccando a piccoli gruppi isolati. Prenderemo le armi dei loro feriti, dei loro morti. Doride. Sono venuta per parlarti da sola.
prima di ogni altra cosa sono qui per rimanere con te. Non resisto a star sola. Siamo in guerra, Doride. E un uomo in guerra non deve avere altro pensiero che l'ideale per cui combatte. Non puoi rimanere qui, Doride, lo sai bene. Allora rimarrò per un altro motivo, che certo risulterà assai più importante per te e per i tuoi. Tu non hai armi, non hai denaro. E che puoi fare tu per questo? Diomede, sono entrata in possesso del tesoro personale di mio padre. Come? Sì, e lo metto a tua disposizione per comprare armi e assoldare mercenari. Doride, ma quel denaro è tuo e tu non puoi, non devi privartene. Anche il tuo ideale di libertà è diventato il mio. Doride, cara. Ti amo. Quanto me? Di più. Perché adesso penso con i tuoi pensieri. Allora adesso non ho più dubbi sulla nostra vittoria. Un messaggio per te. Che c'è? Il capo pattuglia ti manda a dire che i tibani sono accampati laggiù, nella palude. Gioco nel quale gli uomini si divertono è la guerra. Sì, a patto che contenga un'idea. Tu però faresti meglio a metterti al sicuro, Doride. Diomede! Oh, ecco i mercenari. Gli spartani scendono la palude e io ho un'idea. Purché sia buona, Giasone. Tu sali in barca con pochi uomini e li aggredisci, costringendoli a prendere terra nella boscaglia. Ad aspettarli ci sarò io con i miei cavalieri. Sopportare questa situazione. Preferisco morire. E allora vattene e impiccati. Ma non ci seccare con le tue dita. Mi ricorderò di te quando tornerò. Adesso non ho altro tempo da perdere. Addio, amici. Verenico, dove vai? Da Diomede. Verrò con la sua testa o non tornerò. Parola di Verenico. Aspettami. Vengo con te. Che cosa si propone Fenda con la sua opera di sterminio del paese? Affamarci e renderci inoffensivi senza colpo ferire. E la sua azione ha tutte le probabilità di riuscire. Che ci rimane da fare dunque? Secondo me è esattamente quello che Fenda non si aspetterà mai da noi. E cioè, uscire dalla palude e giocarci il tutto per tutto. Ma è assurdo. Nessuno al mondo è mai riuscito a sconfiggere gli spartani in campo aperto. Ma noi... Li abbiamo trovati nel bosco, dicono di conoscerti. Gente ottusa, ma sicura la tua, Diomede. Non hanno voluto sentire ragioni. Adesso pagherete i maltrattamenti. Sono Androclo e Ferenico, due dei sette. Che volete? Perché siete qui? Perché siamo stufi delle idiozie di Ippolito. Diglielo. Tu sai parlare meglio. È un discorso breve, Diomede. Io e Ferenico abbiamo scoperto che avevi ragione. Sì. Ti basta? Conoscendoti, Androclo potrebbe bastarmi. Ma Ferenico... Diomede, non ti fidi di me? Sì, ma soltanto se sarà Androclo a risponderne. Ne rispondo, naturalmente. Allora, benvenuti. E ringraziamo gli dei onnipotenti. Che c'è? Scendiamo.
Eccoli lì. Passa la vita ad allenarsi. Ci faranno a pezzi. Tu credi? Andiamo, se riesco ad attirarli dove dico io, cambierai idea. E dove? Su, andiamo. Guarda, quello è il luogo dove vorrei attirare Febida. Non è posto per agguati, Diomede, è aperto come il mare. Certo, è proprio il luogo che gli spartani stessi sceglierebbero. Veramente non riesco a capirti. Ah no? Tieni presente che gli spartani si ritengono invincibili in campo aperto e lì verranno. È un suicidio, ma come pensi di poterli battere? Sarà difficile, Androclo, ma mi ci proverò. Ascolti, non hai mai osservato come combattono i gatti? È tutta una serie di finte, di attacchi improvvisi per linee oblique, di aggressioni brevi, violente. Gli spartani invece fanno blocco, fanno muro, un muro di armi e di scudi contro il quale ogni attacco frontale diventa un vero suicidio. Ebbene, noi li affronteremo come gatti. Disporrò l'ala sinistra in modo che Febida creda che io... Venuto apposta. Lo sapevi? Sì, ma speravo che avrebbe cambiato idea. Domani i vivi esulteranno per la vittoria. I morti conosceranno gli dèi. Versa il vino sulla mia spada, Giasone. Diomede. Perché non dormi ancora? Tra poco sarà l'alba e domani avremo una giornata dura. Lo so, domani potremo anche essere sconfitti e potremo anche morire. Hai paura? No. Cantano, senti. Sembrano felici, bevono e cantano perché domani andranno a cercarsi il favore degli dèi combattendo da valorosi. Sai, li conosco fin da quando ero bambina, questi canti. Sono i canti della penultima ora. Domani tu rimarrai qui, Dorite. Lo credi davvero possibile? No. Sono grata al mio destino, qualunque esso sia. Ma la vita o la morte ci aspettano con i colori dell'alba. Vuoi che ti dica parole piene di speranza? Che ti esprima pensieri lieti. No, Diomede, io voglio soltanto vivere prima dell'alba la mia ora più bella. E ti prego di combattere domattina senza dimenticare che la mia sorte ormai è legata alla tua. Che se vincerai, avrò vinto. Se sarai sconfitto, sarò sconfitta. Se vivrai o morirai, vivrò o morirò. Perché io ti amo anche se tu... Dorite. Perché non sono più solo. Non sono più solo. Si avvicina la cavalleria nemica. La cavalleria. Cavalieri! Gol!
impegnali. Io farò la manovra. Addio. Tromba. Cavalieri, piccolo tratto, avanti! Thank you.
Attenzione a Diomede. Lo conosco, è già riuscito a farti muovere come voleva lui. E con questo anticipa la sua fine. Cosa crede di aver fatto a disperdere i miei cavalieri? Non sa che mi servono solo di copertura. Febida, forse sarebbe bene approfittare di questa pausa per sorprenderli in crisi. No, anche i nostri uomini sono stanchi. Attaccheremo dopo un breve riposo, così come sta facendo Diomede. In marcia! Lo scontro è riuscito, ma adesso ci rimane la parte più difficile, in campo aperto. Mi avrete sempre di riserva, pronto ad intervenire con la cavalleria. Si muovono. Stanno arrivando. Sono molto vicini. Presto, schierarsi in campo di corsa. Ordine di battaglia. Vittorioso, non abbandonare in questa giornata i tuoi figli che ti hanno glorificato. Da noi la vittoria, la morte vergognosa al nemico. E quelli di noi che oggi cadranno, banchettino domani al tuo fianco nel trionfo della tua gloria. Febida, generale spartano, stirpe di Ercole, prometto la cittadinanza onoraria di Sparta a quello fra i tebani che strapperà questa bandiera. L'esercito tebano, guidato da Ippolito, è uscito dalla città e sta arrivando qui a marce forzate. Lo immaginavo. Gli dei concedono solo un'ora al nostro destino. Perciò non c'è tempo da perdere. Gilippo, raggiungi i tuoi uomini. Dimmi, hai paura di morire? Sì. Allora fa conto d'essere già morto. I morti non piangono. A sinistra, di corsa! Postarsi sulla destra, tenere il campo. Avanti!
prima. A noi due, Diomede. A noi due, Arcisso. Ho seguito, ho tanto temuto per te, ma sei vivo grazie agli dèi. Caro. La battaglia è già cominciata. Bene. Affrettiamoci, Diomede è tra due fuochi. Signore, Arcisso è morto. Gli ufficiali hanno perso il controllo della situazione. Bisogna resistere a oltranza. Fate il quadrato!
Amici, siamo tutti tebani. Perché dobbiamo combatterci? Non macchiamoci di questo delitto. Ci è rimasto un solo nemico, Ippolito. Ma non spargiamo sangue tebano. Diomede ha ragione. Perché dobbiamo combattere contro i nostri fratelli? È vero. Ha ragione. Eccomi, fratello. Fratelli, fratelli, abbracciamoci! Evviva Tebe! Basta col sangue! Così facciamo la finita! Fermatevi, traditori! Evviva Tebe! Evviva Tebe!